Allora, il tema che affronto come avrete visto dalla locandina, un titolo Masse in movimento, uno sguardo sociologico. Il primo riferimento a cui ho pensato per questa relazione di oggi è stato a un testo di Elias Canetti che è titolato Masse e Potere. Perché è interessante la storia di questo testo perché Canetti, che è di origine bulgara, nato in Bulgaria, si era poi trasferito con la famiglia a Vienna per poi andare a Berlino e poi, essendo ebrea di famiglia ebrea, nel 1938 fugge dalla Germania e si rifugia a Londra. Il testo ha che Canetti nella sua biografia dice di avere iniziato a pensare all'età di 17 anni quando in una manifestazione a Berlino per l'assassinio da parte dei primi movimenti nazisti di un ministro della Repubblica di Weimar, aveva pensato al rapporto appunto tra masse e potere, tra masse aperte e masse chiuse, e di lì ha, credo, impiegato un certo numero di anni perché poi masse e potere vede l'uscita nel 1960, quindi dal 22 al 60 è l'elaborazione di Canetti, che ne esegue i movimenti di massa del Novecento e quindi credo che è una testimonianza diretta delle dinamiche che le masse sociali hanno in questo periodo di tempo. Ma non solo, credo che Canetti abbia anche delineato, a mio avviso, pur essendo eclettico, perché lui poi nell'81 ebbe il premio Nobel per la letteratura, e quindi è una persona di molto complessa e sfaccettata, e l'opera Masse e Potere ne rende conto. Altri due autori che adesso poi non è, vi dico i miei riferimenti così per collocare anche rispetto poi agli altri interventi un po' quello che può essere lo sguardo sociologico. Due altri autori che sono uno spagnolo e un ungherese, lo spagnolo è Ortega y Gasset, che scrive La ribellione delle masse avendo presente i movimenti fascisti e nazisti degli anni 20, e Karl Mannheim, un ungherese, coetaneo di Lukács, che scrive Uomo e società avendo presente sia i movimenti dei regimi fascisti, nazisti e franchisti in Europa, ma anche le dinamiche sociali che dal dopoguerra in poi emergono negli Stati Uniti. L'idea è un po' di chiudere con poi un riferimento alla cultura greca nel rapporto tra l'etica, quindi l'ethos di un popolo e il pathos. E quindi porgo poi alla vostra riflessione queste considerazioni. L'introduzione del libro di Canetti è interessante perché è uno sguardo meravigliato su un fenomeno che apparentemente è banale, ma su cui poi Canetti lavora per darci la sua immagine, che a mio avviso